Buonasera. Scusate. Io direi che, visto che sono le 7 passate, cominciamo, anche se probabilmente manca ancora qualcuno, ma è per non fare aspettare tutti quanti. Allora, come tutte le volte mi presento, sono Federica Emanuele, abbiate pazienza per quelli che vengono sempre e dico sempre le stesse cose, ma probabilmente magari ci sarà qualcuno che è la prima volta che viene. Brevemente vi spiego. Allora, il nostro è un progetto finanziato dalla Fondazione CRT che perseguiamo da 3 anni come Conservatoria delle Cucine Mediterranee, che è il nome della nostra associazione. Questo progetto ha l'intento proprio di, che si chiama GEM, e, giovani, quest'anno il titolo l'abbiamo poi leggermente cambiato, si chiama Giovani Eccellenza in Rete, e l'intento è proprio quello di scoprire e valorizzare dei giovani produttori che però abbiano al loro interno anche facciano dell'innovazione e abbiano delle particolarità. E diciamo che ormai sono 3 anni che abbiamo sempre numerose sorprese, conosciamo delle realtà veramente interessanti. La novità di quest'anno è che abbiamo accoppiato in genere 2 produttori. Gli altri anni normalmente facevamo un produttore per volta, poi abbiamo visto invece, quest'anno abbiamo pensato di mettere insieme perché la cosa può essere interessante per quello che elaborano poi i nostri cuochi, che sono bravissimi a lavorare queste materie prime e a fare questi piatti che poi vi spiegheranno e vedrete. Questa sera abbiamo Riccardo Ceccato, che è della Società Cooperativa dei Piccoli Frutti di Sangone, e poi invece abbiamo i formaggi di capra con Raffaele Denk. Il nostro presentatore è il professor Bricarello, che non mi guarda neanche, che come sempre con grande abilità intervisterà i nostri 2 ospiti e alla fine di questa intervista potremo assaggiare questo piatto fatto gratuitamente per tutti con i loro prodotti, e poi se a qualcuno fa piacere, chi vuole, c'è la possibilità di, appunto, di fare questa piccola degustazione, sempre fatta dai nostri cuochi, che ringrazio come sempre perché sono bravissimi e lavorano benissimo. Bene, allora vi lascio a Enrico Bricarello. Prego. Benissimo, grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Come ha già anticipato Federica, siamo alla seconda puntata di questa tornata di progetto GEM. I nostri 2 produttori, che invito a venire vicino a me, se no non stanno nell'inquadratura, arrivano naturalmente dal Piemonte, perché lavoriamo su prodotti tendenzialmente a filiera cortissima, se non a chilometri zero, e penso che proprio in questo caso, almeno per quanto riguarda i piccoli frutti, siamo sotto i 30 km in linea d'aria. E, 2 produzioni diverse, parliamo di un'attività che lavora sull'impianto dei piccoli frutti, quindi con tutto ciò che comporta poi il lavoro sul fresco, sul conservato, sul semilavorato, e un'altra realtà che lavora sulla produzione di formaggi caprini lavorati a latte crudo. Potrebbero sembrare antitetiche, però hanno un grosso punto di contatto, vale a dire, parliamo di media Valle di Susa, 700 metri di altezza, sotto il Monte L'Aquila, e parliamo di prime propaggini del Monferrato, quindi 2 zone che hanno visto con l'industrializzazione delle città il cosiddetto fenomeno di desertificazione sociale, che anche grazie a queste attività che si sono impegnate, seppur da poco, e stanno lavorando bene sul territorio, fanno da incubatore virtuoso per una politica anche di rientro della popolazione, di riutilizzo delle risorse presenti, e per tutta una serie di attività che non sono solo legate strettamente alla produzione di formaggi piuttosto che di frutta fresca e semilavorati, ma hanno una valenza sociale molto più alta. Io comincerei con presentare Raffaele Denk, anche perché il profumo che arriva qui mi fa proprio andare verso di lui. Un'azienda di Monale, Monferrato, nata nel 2000. Nel 2000, vabbè, io non sono più giovanissimo, parlate di giovani eccellenze. Quando ho iniziato ero un pochino più giovane, e come diceva lui, sì, in una zona dove la desertificazione sociale, l'abbandono delle campagne era ed è ancora molto sentito. Anche perché l'agricoltura in questo momento ha dei grossi cambiamenti, delle grosse cose.
E penso sì che possiamo fare da traino, soprattutto in questo momento dove si parla di insediamento di giovani e dove si è manifestato anche da parte di molti giovani l'interesse nella zootecnia, in particolare nell'allevamento delle capre, che è una zootecnia molto meno impegnativa e adatta a queste zone che ormai sono diventate marginali, perché dove siamo noi una volta erano tutte vigne e ormai sono tutti boschi. E le capre sono contente perché possono andare nei boschi a mangiare l'edera sulle piante, che questa edera che è diventata invasiva. Ha iniziato nel 2000 con 10 capi solamente? Sì, ho iniziato nel 2000 con 10 capi e con l'intenzione di vendere il latte e non di caseificare. E solo che in quel tempo vendere il latte con solo 10 capi era una cosa un po' impensabile e impossibile. Da lì è nata l'esigenza di caseificare, per cui abbiamo iniziato la trasformazione del latte. Attualmente i capi sono 60, più circa 40 rimonte, e l'obiettivo è di arrivare a un centinaio di capi. Anche perché siamo in una fase di ristrutturazione aziendale, dove c'è stato l'inserimento di un altro giovane, più giovane di me questa volta, per cui appunto stiamo cercando un attimino di fare in modo che, una cosa di cui non parla mai nessuno delle aziende agricole è la redditività delle aziende agricole. Le aziende agricole allora sono molto belle, una cosa bucolica, portare le caprette al pascolo è bello, però poi bisogna viverci di queste cose. Quindi bisogna riuscire a arrivare ad avere dei numeri che, insomma, senza andare nell'industriale, nell'industria agroalimentare, ma riuscire a mantenere delle produzioni che diano dei redditi. E quindi noi siamo in una fase di ristrutturazione, abbiamo un obiettivo di arrivare a circa un 100-150 capre, che è quello che ci permette, trasformando e vendendo direttamente il prodotto sia ai privati sia alla ristorazione, di avere un reddito per mantenere almeno due famiglie. E se la qualità è questa non ci saranno dubbi che ci riuscirà. Mentre invece Riccardo Ceccato, il presidente della società agricola cooperativa agriforestale Piccoli Frutti, un attimo che non è finito, di Borgata Maddalena, nel Vallone dei Tre Rii, sopra Giaveno, alle pendici del Monte Aquila. O mi sbaglio? Il mio codice fiscale. Sì, rappresento questa piccola azienda iniziale che coltivava piccoli frutti, che ha trovato un'altra piccola azienda iniziale che coltivava piccoli frutti negli stessi anni, ne ha trovato una terza e si è chiesta perché litigare sul mercato locale, affrontare ognuno le difficoltà come se fossero difficoltà enormi e iniziali, invece magari di lavorare insieme, cooperare sul fronte commerciale ma soprattutto sul fronte produttivo, quindi affrontare le difficoltà del coltivare in un'area che, come Enrico diceva, è un'area depressa, ovvero depressa dal punto di vista sociale vuol dire che la popolazione è calata molto, è calata verso i fondivalle e dai fondivalle verso gli annucleamenti, quindi Torino, di conseguenza il paesaggio è cambiato, il bosco al pari dell'area del Monferrato è diventato protagonista, le difficoltà sono aumentate, per esempio la presenza dei selvatici, i problemi proprio di ricoltivare queste aree sono notevoli. Perché questa testardaggine? Beh, uno, perché siamo famiglie originarie di quella zona e una parte della testardaggine innegabile è legata al fatto che siamo affezionati a quel luogo e che lo vediamo un pochino com'era e vorremmo che fosse di nuovo agricolo. E l'altra componente importante che ci motiva è il meccanismo cooperativo. Non sono parole di rito, noi siamo 11 aziende agricole oggi dalle 4 iniziali e sostanzialmente in alcuni giorni 40 persone coinvolte fra raccolte, trasformazione, commercializzazione, un rapporto nel quotidiano ad affrontare anche le difficoltà del lavoro positivo, che dà energie e che dà motivazione anche al di là del risultato economico che comunque deve esserci. E sul fronte del risultato economico questi prodotti riusciamo già a dare loro una dignità, una distribuzione anche medio distante, arriviamo sul nord Italia, apprezzati per l'originalità delle preparazioni. L'originalità delle preparazioni, vogliamo solo più dire questo perché secondo me è importante, ci hanno sempre criticato perché facevamo prodotti che sapevamo fare, mentre in realtà bisognerebbe fare prodotti che sia in grado di vendere.
Questo è un errore, perché se fai prodotti che sei in grado di vendere poi non ci credi, sono meccanismi per fare reddito. Invece dietro un succo a Ribes Rosso c'è una ricetta che ci soddisfa personalmente, al di là di quello che è il consumatore medio, e che con la nostra frutta riusciamo a fare nella maniera migliore. Questa impostazione comunque paga, perché il cliente sembra apprezzare, c'è già una piccola esperienza a riguardo. È un'azienda che lavora totalmente in bio, quindi dal momento dell'impianto dei piccoli frutti, piuttosto che dei frutti che lavorano a terra come le fragole, fino alla raccolta e al confezionamento, segue un preciso disciplinare. Quello che si è dimenticato di dire, Riccardo, che questa cooperativa è attiva sostanzialmente dal 2013, quindi da pochissimo tempo, e i numeri dicono 14 soci, certo, però 30 ettari di piccoli appezzamenti coltivati in questo momento, 11 famiglie che hanno trovato una fonte di reddito e sostentamento in una zona che comunque non sarebbe stata, non era vocata per questo tipo di lavorazione. Adesso mi piacerebbe fare un bel parallelo tra cosa vuol dire coltivare in bio una pianta di mirtilli, che mi ha incuriosito, per poi passare a cosa vuol dire lavorare e preparare foraggio, piuttosto che mungere, tenere pulite le capre di razza camosciata che ci sono in cascina, per capire in effetti che l'obiettivo è uguale: produrre un ingrediente molto molto di altissima qualità. Le strade sono un pochettino diverse. Cominciamo con la storia del mirtillo, che mi ha colpito particolarmente. Volentieri, perché il bio è un argomento rilevante. Se noi scendiamo al bar qua sotto, di sicuro c'è un massimo convegno sul biologico in corso, ma in realtà il bio bisogna conoscerlo bene per avere un'opinione a riguardo. Noi facciamo bio per un motivo. Il primo motivo è che ci teniamo alla nostra salute di coltivatori. Quando hai una scheda tecnica di un prodotto ordinario, capisci che devi avere mille precauzioni per non farti male te che lavori in agricoltura. A cascata, puoi fare del cibo in cui tracce di quei prodotti sono presenti? Questa è la motivazione del biologico. Sul discorso del mirtillo biologico, la storia di come si può coltivare i mirtilli in un modo o nell'altro, qui bisogna diciamo smontare un'idea, che è quella che i piccoli frutti siano naturali, siano biologici, crescano in montagna. I piccoli frutti, quelli che normalmente vi arrivano sul tavolo disponibili per una macedonia, sono di coltivazione, sempre, tranne il mirtillo selvatico, che è presente in una piccola frazione dell'anno, piccola bacca, alto prezzo, un qualcosa di molto minuto, diciamo, nella distribuzione della frutta. Il mirtillo che conosciamo tutti, questo, e queste fragole, non sono fragoline selvatiche, sono frutto di una coltivazione. È orticoltura, in buona sostanza, è frutticoltura ordinaria. Quindi ci sono le malattie delle piante e ci sono le esigenze di produrre per riuscire a avere una redditività. Quindi la chimica sarebbe d'aiuto, e un mirtilleto ordinario, convenzionale, non biologico, vede diserbi, vede concimazioni con sali molto solubili atti proprio a stimolare la crescita, vede una serie di insetticidi che sì, risolvono il problema specifico di quell'insetto che mi sta mangiando la foglia di mirtillo, ma producono grandi problemi a livello locale, ambientale, a livello di quell'ecosistema che è il nostro campo. Tutto ciò in più anche i danni sulla salute. Coltivare mirtillo in biologico vuol dire che l'erba non posso togliere col diserbo, quindi con una spruzzata fatta una volta ogni 2 mesi, ma devo o usare del tritato di legno, del cippato di legno che mi protegge il colletto della pianta dalla crescita dell'erba, e noi come cooperativa agroforestale abbiamo una parte forestale che produce questo tipo di materiale con cui difendiamo i frutteti dall'erba, oppure la mano. Questa è la tecnica utilizzata nei posti più estremi, dove non ci arriva nessun mezzo, nessuno strumento di meccanizzazione, e abbiamo dei campi che rispondono a questa definizione. La maniera più ordinaria è quella della lavorazione meccanica. Quindi sono macchine in più comprate apposta con costi e impieghi gravosi,
che smuovono di continuo la terra, il terriccio presente vicino alla pianta. Con questa modalità io riesco ad avere quel terriccio fine intorno al mirtillo senza bisogno di usare la chimica. Queste sono le ragioni per cui il biologico deve avere un valore superiore, non perché è più richiesto sul mercato, perché queste sono speculazioni commerciali. Deve avere un prezzo maggiore perché c'è più impegno, c'è più lavoro. Questo. Quindi sono prodotti ad alto valore aggiunto, come è giusto sottolineare. Il principio quindi è chiaro, tutto ciò che di chimico viene immesso nel terreno per diserbo, per controllo degli infestanti o quant'altro, alla fine finisce nel frutto e di conseguenza anche nel quello che noi mangiamo. E invece tutto quello che mangia la capra finisce nel latte e tutto ciò che è latte finisce nel formaggio. E cosa succede invece in Cascinaris? Come vi comportate per il foraggio? Allora, le analogie sono le stesse delle coltivazioni in zootecnia. E noi non siamo più, siamo stati certificati bio fino al 2008, dopodiché siamo usciti perché non riuscivamo più a gestire la certificazione e anche perché in quel momento il nostro mercato non era ancora pronto alla certificazione biologica dei formaggi. E adesso vorremmo ritornare perché sono cambiate delle cose. E per rispondere alla domanda che è stata fatta, allora, l'alimentazione, è chiaro che l'alimentazione va a influire sulla qualità del prodotto, così come nella produzione dei mirtilli. E l'alimentazione delle nostre capre è più sana, cioè il più naturale possibile. In che senso? Nel senso che non utilizziamo mangimi di produzione industriale, ma utilizziamo cereali, quindi materie prime che maciniamo direttamente, escludendo quelle che riteniamo il famoso problema degli OGM, quindi escludendo ad esempio l'uso della soia. Ci limitiamo a avere una base di orzo, foraggio, del grano, del mais e delle fave fioccate. In futuro l'intenzione è di produrre degli sfalci, quindi delle coltivazioni degli erbai con erbe proteiche, perché il problema è sempre andare a dare le proteine a questi animali. E quindi delle coltivazioni di erbe proteiche, le stesse che si usano negli sfalci, non so se voi le usate per i sovesci in agricoltura biologica, ma penso di sì, quindi il luppolo, favino, tutte queste erbe proteiche, da sfalciare, fare dei fieni e utilizzarle poi al posto dei cereali, dei mangimi o in integrazione. Però il concetto che mi piacerebbe un attimino sottolineare sul discorso, allora, il biologico è un modo per certificare un sistema di produzione che viene fatto, ma oggi il problema grosso, io qua sono contento di poterlo dire davanti a questa platea, allora la differenza la fa il consumatore. Cosa bisogna riuscire a capire? Non è tanto biologico o non biologico, la grossa differenza oggi è la produzione agroindustriale, quindi la produzione industriale per la grossa distribuzione, la produzione agricola per la grossa distribuzione e l'altra. Perché allora noi piccoli produttori nella grossa distribuzione difficilmente riusciamo a entrare. Adesso non so come siete messi voi, ma penso che allora i criteri che detta la grossa distribuzione per noi sono esclusivi. Come prezzo, come tipologia di prodotto, come confezionamento, come disponibilità del prodotto nell'arco dell'anno. Quindi la differenza sostanziale è poi quella. Nella grossa distribuzione difficilmente troverete prodotti come i nostri, quindi la differenza poi nella produzione sta lì. Cioè noi per andare nella grossa distribuzione e poter stare tranquillamente sul mercato dovremmo produrre diversamente, quindi dovremmo dare dei mangimi e forzare le nostre capre, non portarle più al pascolo, tenerle chiuse dentro la stalla, invece di fargli fare 4 litri di latte al giorno dovremmo fargliene fare 8, invece di avere un periodo dell'anno in cui la produzione di latte cala dovremmo riuscire ad avere latte per tutto l'anno, per fare questo dovremmo forzarle ad andare a partorire fuori stagione e per far questo dovremmo utilizzare della chimica, quindi degli ormoni, cosa che non è assolutamente naturale e che in qualche modo ci ritroviamo poi nel cibo che mangiamo. Quindi la differenza sostanziale è quella. Ed è quello il motivo per cui un consumatore dovrebbe capire che un formaggio di capra magari non lo trova per tutto l'arco dell'anno, o che un formaggio di capra a latte crudo, perché poi qui abbiamo anche parlato del latte crudo all'inizio, ha un costo un pochino più alto di un prodotto industriale, perché noi lavoriamo 100-200 litri di latte al giorno nel nostro caseificio. Chiaramente i costi che abbiamo non sono paragonabili a un caseificio che ne lavora 10 volte tanto, quindi capite che la differenza è notevole. Ma e poi comunque assaggiando il prodotto la differenza si sente in bocca. Io ho sentito degli aromi che comunque in una produzione
non dico di primo prezzo, ma non necessariamente industriale, ma non artigianale, non si possono ritrovare. Prima di spiegare ai nostri amici che cosa, come funziona la produzione delle vostre specialità, passerei la parola alla Lady Chef Andrea Pellegrini, che così ci spiega come ha usato questi prodotti per la serata. Grazie. Grazie, allora buonasera a tutti, io di obbligo ringrazio a chi mi dà una mano oggi, come sempre, Elise Meri e Claudio che arriva anche di là, e oggi ve la spiego perché non volevo farvi morire ancora di caldo, allora la pasta l'ho fatta cuocere prima e abbiamo semplicemente fatto cuocere le conchiglie, ma qualunque pasta un po' capiente per poter essere riempita dopo, perché ve lo faccio vedere dopo perché o tengo il microfono o farcisco. E poi abbiamo fatto in questa sac à poche qua, c'è una piccola brunoise di zucchini appena saltati con uno scalogno, e poi ho condito con un pochettino sempre di questo formaggio buonissimo. Faccio una dieta, allora una fatica a non mangiare, non posso mangiare i formaggi, è stato un delirio, ragazzi. Così lavoravo, buonissimi, perché ho detto, se solo li sento, guarda, è fantastici. E per noi è sempre ricco, è sempre un piacere poter lavorare con questi prodotti, perché è divertente, e poi il fatto di avere due anche insieme è ancora più divertente, perché poi dice due, devo abbinare due cose. C'è qualche modifica su quello che abbiamo fatto, perché poi parlando con loro ovviamente mi hanno suggerito a ultimo di fare altre assaggi, altre cose, allora c'è qualche modifica solo su qualche di quello che c'è scritto a quello che abbiamo presentato, ma solo così indicativa sul frutto piuttosto che niente di che. Comunque la pasta, ritorniamo alla pasta, l'abbiamo fatta semplicemente cuocere, una cottura quasi al dente, perché poi va passata in forno, che adesso le vedete, le conchiglie sono lì in forno. Questa brunoise di verdura, brunoise è solo un nome ed è un taglio molto piccolino, no? Quadratino, abbiamo saltato in padella con uno scalogno, condito con questo formaggio morbido buonissimo che non ho assaggiato purtroppo, assaggerete voi, e poi ho messo anche un po' di ortica, perché me l'hai mandata e ho detto wow, perché no, ho detto mettiamo, allora ho spolverato con un pochettino di questa ortica essiccata, che magari se dopo vuoi raccontarci qualche cosa, un prodotto molto particolare, anche perché si può usare umido o secco, in un sacco di preparazione, molto fine, se lo vedete poi, vedete molto, è molto molto sottile, molto delicato anche per spolverarlo sopra. E poi le conchiglie sono in forno e ho fatto semplicemente una salsina di formaggio di capra che era già morbido di suo, l'ho messo a bagnomaria, con un giro che non mi piace, ma giusto perché ho detto magari non fonde, invece fondeva fantastico lo stesso, con un giro peccato di panna, ma giusto, io non lo uso mai in cucina, sono contro la panna, ma ho detto ma mi sono lasciato, ho detto è lì, ho detto mettiamolo, infatti io l'ho detto sottovoce così, ma proprio pochissima, basta semplicemente a bagnomaria il formaggio quello lì che era stupendo, bastava solo quello, e poi andremo a napparli, a coprirli con questa salsina qua. Questo è quello che abbiamo preparato per il piatto che degustate così tutti. Invece veloce racconto gli altri. Abbiamo fatto un filetino di maiale cotto a bassa temperatura con una come posso chiamarla, marmellata, composta. Composta, perché c'è una differenza che è sicuramente sostanziale, ma la dovete assaggiare. Io l'ho tagliata col telo, molto sottile, e abbiamo anche qua coperto con questa composta buonissima. Due formaggi, anche lì, terribile non assaggiarli, ma proprio fatto piccolini. Ho sofferto, guarda, una roba pazzesca. Accompagnati con una... anche qua io li assaggiate, sembra veramente mangiare la mora così, se uno chiude gli occhi, oltre al fatto di non sentire ovviamente la mora intera in bocca, però il profumo, il gusto, fantastico. Questa mora, poi abbiamo fatto dell'altra settimana, chi era con noi, abbiamo portato delle farine buonissime, ho fatto una cialdina con la polenta, facile da fare, infatti rende tantissimo, invece andare a comprare le snack, se uno si compra un pacco di quella farina lì, fa la polenta, la stende
tra due fogli di carta da forno, anche col mattarello, anche con la mano, e poi in forno vengono queste cialde fantastiche, sempre con un caprino morbido che non ho aggiunto niente, ok? Il caprino semplicemente l'ho passato, l'ho montato un pochettino con la frusta, e anche qua abbiamo messo sopra il lampone come gusto per abbinare tutte e due. Poi in frigo, che glielo do, vi lo do dopo quando prepariamo i piattini, uno yogurt greco, ma non c'entra niente con l'oro, nel senso che avevo bisogno di una base. Questo yogurt greco con un po' di succo di fragola, perché aveva un profumo buonissimo. Allora ho messo un pochettino di succo di fragola e poi uno spicchio di fragola fresca e un mirtillo. Questi sono i piatti di oggi. Ok? Poi mi dite come, io lo so già perché dal profumo è pazzesco, però stiamo tutti salivando. Vi guarderò con molta invidia, devo dire. Stiamo salivando, io infierisco passando la parola a Riccardo, perché con questi bisogna vederli un attimino più con calma, per cui mi permetti e lui lasciamo magari qualche minuto in più. Allora, quello che è interessante sapere è questa bellissima scritta che c'è sulle confezioni, fedeli al frutto. Quindi adesso il nostro Riccardo ci spiega qual è la gamma dal fresco al conservato all'essiccato che tra l'altro stasera non sarà in vendita perché arriva da un impegno che gli è impedito di portare molto del materiale, ma prendendo il volantino che c'è qui sul tavolo, cosa può succedere? Ci sono le modalità di distribuzione su Torino, per cui oltre ai contatti aziendali c'è un e-commerce dove semplicemente organizziamo il desiderio dei nostri clienti di avere un assortimento di prodotti, facendo poi consegna diretta sul torinese, come potrebbe essere ciò che interessa. E chi ordina, specificando che era presente questa sera? Era la cosa che volevo dire in chiusura, ma la dico adesso. Facendo riferimento a questa serata, con le parole che volete voi, complimenti, semplicemente il suo cognome, semplicemente, cioè comunque facendo riferimento, non applichiamo spese di consegna, normalmente chiediamo un contributo a spese consegna e ci fa piacere sostenere i buoni principi che ci sono questa sera con questa nostra disponibilità, insomma. Perfetto, quindi passiamo alla produzione. Dunque, abbiamo tre categorie di prodotti, sostanzialmente. I primi, a cui sono più affezionato, sono i succhi e polpa. Molti pensano siano bevande, a mio parere è un approccio non perfetto, sono alimenti. Noi siamo molto generosi nella frutta e lo si percepisce quando si assaggiano questi succhi, sono tutti succhi monogusto, quindi trovate per esempio il ribes rosso da solo, che un esperto di marketing ti direbbe errore, non puoi, fai il frutti di bosco e te lo comprano di più. Noi lo facciamo da solo, così valorizziamo il bouquet di questi frutti, la loro naturale acidità. Non facciamo succhi né dolci né acidi né limpidi né densi. Ogni frutto ha la sua caratteristica e noi lasciamo parlare la frutta dentro ai nostri trasformati. Fedele al frutto vuol dire quello. Non modifichiamo il carattere della materia prima. Quindi ognuno di voi troverà il prodotto più rispondente al proprio gusto all'interno di questi colori. Semplicemente per non rubare spazio a tutto il resto, ma sono prodotti derivati da cotture in piccola dimensione, quindi vuol dire che i tempi di sollecitazione ad alta temperatura sono ridotti e un'attenzione legata al mondo artigianale permette di tirare fuori, primo fra tutti, il ribes rosso, è buonissimo, però ha una componente del frutto che è il raspo, il picciolo e il seme che lascia una stringente. Allora, per avere un prodotto che non ha quel difetto, cioè una stringente che lascia la bocca asciutta, semplicemente bisogna indovinare dei tempi di cottura e un momento di raccolta, partiamo a monte, un momento di raccolta specifico che è solo alla portata di una piccola azienda. L'industria che fornisce la grande distribuzione non potrebbe mai fare un lavoro del genere ed è per questo che il ribes rosso non lo trovate all'interno dei succhi su uno scaffale da GDO. Le composte, perché si chiamano composte? Perché marmellate tecnicamente sono solo quelle di agrumi, una marmellata di kiwi non esiste, esistono marmellate di arancio, di limone, di
quindi già partiamo da lì. Poi sarebbero confetture extra se mettessimo tanto zucchero. Perché mettere tanto zucchero? Per dare una piacevolezza al prodotto. Lo zucchero dà una piacevolezza perché a tutti, qualcuno escluso, lo zucchero dà un di più, cioè non lo disdegniamo. Però lo zucchero copre, annebbia la nostra capacità di distinguere le note organolettiche, penso che i cuochi possano dirlo meglio di come l'ho detto io, ma la scelta di usarne poco in queste preparazioni è per dire, senti che buona che c'è, che è la frutta di origine, noi facciamo quella, non la compriamo, non usiamo semi lavorati. Magari non dico altre cose, ma voglio dire una cosa molto potente a cui tengo molto. Se fate un giro in uno scaffale e guardate gli ingredienti dei succhi o delle composte, spesso negli ingredienti trovate come primo ingrediente purea di mela, purea di fragola, e voi dite bene, c'è la frutta. Attenzione, purea di. Ciò vuol dire che rispetto al momento in cui voi state consumando quel prodotto, un anno prima, due anni prima, nel momento di picco della produzione, nel momento di minimo dei prezzi, un'industria ha fatto stoccaggio, quindi ha preso grandi quantità di pesca, facciamo il caso, le ha trasformate in una crema, ha fatto un trattamento termico e le ha stoccate in un capannone in un tino da 200 litri, da 200 kg. Questo tino rimane lì fermo finché il mercato non chiede prodotto. C'è una scadenza chiaramente di quel fusto, ma la scadenza è di 2 o 3 anni. Quindi dopo un anno viene chiesto un fusto all'interno di un confezionamento definitivo. Nuova diluizione, nuovo trattamento termico, avete frutta di 3 anni prima, nella migliore delle ipotesi, e avete 2 trattamenti termici a carico della stessa frutta. Oltre magari esaltatori per il colore, esaltatori per l'aroma, perché chiaramente è un prodotto vecchio in cui c'è stato un decadimento di quello che è la freschezza della frutta presente all'interno di un prodotto invece dannata. Ecco, come gusti, sui piccoli frutti, sia nelle composte che nei succhi abbiamo il mirtillo, il più gettonato, il più intermedio, il più morbido, il più noto, ma non per questo il migliore, perché secondo me il lampone è il nostro succo migliore, ha un'acidità e un profumo formidabili, colore eccezionale e secondo me il principale dei nostri prodotti. Ribes rosso e nero sono da intenditori, ovvero hanno un'acidità come il succo d'arancia e nel caso del ribes nero c'è una forte aromaticità. Questo è lo specifico del nostro lavoro. La mora, che è stata citata prima, è secondo me la più articolata fra le firme aromatiche dei piccoli frutti. Anche quella va provata sia nel succo che nella composta, perché proprio la assaggerete anche adesso, è molto articolata, è molto ricca. Posso dire ancora una parola? Certo, l'essiccato è importantissimo. Abbiamo una macchina che essica frutta. Non è una piccola macchina, è un grande investimento, perché invece di scaldare aria e fare un po' come fa il vento caldo sui nostri panni stesi sul balcone, asciugare con quella modalità, essica con aria fredda. Quindi vuol dire che non porta via gli aromi dalla frutta, non trasferisce calore alla frutta e mantiene i valori della frutta fresca. Questo modo di lavorare lo trovate in due diverse tipologie, o il pezzo morbido che è molto gradito a sportivi, a un tipo di clientela, mentre invece c'è il chips, quindi la fetta croccante che piace come snack, è molto soddisfacente come croccantezza in bocca. Principalmente mela, un processo di essiccazione dura 3 giorni ed è questo uno dei motivi per cui i prodotti industriali non passano attraverso questo processo. C'è anche un pacchetto molto biodiverso in cui ci sono kiwi, susine, mele e pere, ognuna di varietà diverse. Quindi quasi ogni fetta appartiene a una diversa specie botanica. Scusate. No, assolutamente, mi pare che sia più che giusto dare spazio a una gamma di prodotti che per essere un'azienda di piccole dimensioni comunque è importante. Stiamo parlando, mi pare, di circa i 30 articoli sempre presenti in listino, molto molto importante. Invece con Raffaele mi piacerebbe innanzitutto far capire ai nostri amici che cosa vuol dire caseificare latte crudo, qual è la differenza tra una cagliata lattica e una cagliata presamica, e poi pretendo che spieghi dal più fresco al più stagionato tutta la gamma dei caprini, per poi fare 2 parole anche sui vaccini e sui misti.
D'accordo, grazie. Okay. Allora, cosa vuol dire lavorare al latte crudo? Lavorare al latte crudo vuol dire non pastorizzare il latte, e questa è una prerogativa dei piccoli allevamenti. Allora, il latte viene pastorizzato, il latte ha una carica batterica, nasce quando nasce dall'animale, quando viene munto praticamente è sterile, quindi carica batterica zero. Si carica in tutti i percorsi che fa, quindi mungitrice o mungitura manuale, contenitori, travasi, secchi, filtri, frigoriferi, si carica di batteri ambientali che trovano nel latte un terreno di coltura molto favorevole, per cui si possono riprodurre. Questo è uno dei motivi per cui il latte si refrigera per conservarlo. Però molte volte non è sufficiente refrigerarlo, e per cui si trova ad avere in caseificio un latte che ha una carica batterica molto alta, per cui deve essere pastorizzato. Quello è quello che solitamente avviene nell'industria, perché il latte viaggia con le cisterne, viene raccolto da più allevatori, quindi il controllo è meno diretto, per cui chi lavora grosse quantità è impensabile, è impossibile lavorare del latte a crudo, quindi non pastorizzato. Nel nostro caso, che il percorso è brevissimo, perché dalla stalla al caseificio ci sono poche centinaia di metri, e le operazioni sono fatte direttamente da noi, quindi abbiamo tutto il controllo diretto della produzione del latte, possiamo lavorare questo latte a crudo. Lavorare il latte a crudo è un universo a sé, è un mondo a sé rispetto al latte pastorizzato. Intanto perché il latte pastorizzando il latte eliminiamo tutta la carica batterica, che non è tutta cattiva. C'è anche una carica batterica buona, che sono i batteri caseari, che sono quelli che poi sono responsabili dei gusti, dei sapori e dell'evoluzione dei formaggi. Pastorizzando il latte andiamo a togliere anche quelli. Quindi se lavoriamo del latte pastorizzato dobbiamo andarli ad aggiungere. Questo cosa vuol dire? È quello che vuole sempre la famosa GDO di cui parlavamo prima, i prodotti sempre uguali e standardizzati. Per cui diventa anche un'esigenza pastorizzare il latte. Noi, che abbiamo la fortuna di lavorare a crudo, invece abbiamo una varietà di prodotti che variano a seconda anche di questi batteri che sono presenti nel latte, che dipendono da quello che mangiano gli animali, dalla stagione e tanti altri parametri. Noi ad esempio in questo momento abbiamo il geotrichum, che è un lievito di superficie che si forma sui formaggi, che naturalmente non è molto presente. Da noi, dato che è tanti anni che lavoriamo, ci ha colonizzato praticamente. Adesso ne abbiamo troppo, quindi stiamo cercando di, in qualche modo di contenerlo, perché è troppo esuberante. E lavorare il latte crudo vuol dire anche rischiare a volte di magari di buttare via delle produzioni, perché magari c'è qualcosa che non funziona o c'è stato entrato qualche batterio che non era buono, e il latte, la natura in qualche modo ci protegge e ce lo dice questo. Ce lo dice, vuol dire che magari una cagliata gonfia, viene male, una toma gonfia, perché c'è un problema. Quindi è un avvertimento, per cui anche lì da un punto di vista di sicurezza possiamo essere tranquilli. La cagliata. Allora, abbiamo due famiglie, grosse famiglie di lavorazioni, lavorazioni lattiche e lavorazioni presamiche. Le lavorazioni lattiche prendono il nome dall'acido lattico che si forma nel latte facendo lavorare i batteri lattici, quelli buoni, caseari, che mangiano lo zucchero che è nel latte, quindi il lattosio, e producono acido lattico. Oltre all'acido lattico producono degli enzimi che aiutano poi la fase successiva, che è la coagulazione, cioè il passaggio dalla fase liquida alla fase solida o gelatinosa. In queste cagliate lattiche noi non utilizziamo degli innesti esterni, ma utilizziamo il nostro siero, quindi le coltivazioni di questi batteri che sono interni all'azienda. A volte, se necessario, magari interveniamo con delle culture particolari, però solitamente non è necessario. Quindi abbiamo da quando arriva il latte dalla stalla al caseificio abbiamo un periodo di incubazione, quindi di acidificazione del latte, che va dalle 6 alle 8 ore, a una temperatura che va dai 20 ai 25 gradi. Quindi non è neanche necessario riscaldare il latte, perché il latte arriva a temperatura fisiologica e munto a 35 gradi, il tempo di arrivare si adatta all'ambiente, quindi non è neanche necessaria una lavorazione in caldaia. Quindi abbiamo questa acidificazione. Quando abbiamo l'acidificazione voluta aggiungiamo il caglio. Aggiungiamo il caglio che nelle cagliate lattiche si usa in dosi molto molto ridotte. Parliamo di 5 cc per quintale di latte, quindi 5 cc ogni 100 litri di latte. La coagulazione di conseguenza è molto lenta e varia dalle 10 alle 12, può arrivare fino alle 24 ore.
Questo tempo dipende anche dal grado di acidità che vogliamo poi andare a raggiungere sulla fase finale del prodotto. Una volta ottenuta questa cagliata, quindi dopo queste 12 ore, dopo che abbiamo aggiunto il caglio, il latte non è più liquido, è diventato solido, gelatinoso. Vi ricordo però che il latte è formato per il 90% e anche più di acqua, un 3,5% circa per cento di grassi e proteine, oltre che i sali minerali. Allora, le componenti che interessano la produzione dei formaggi sono i grassi, le proteine ovviamente, i sali minerali e una piccola parte di quest'acqua. Per cui noi dobbiamo, da questa massa uniforme che abbiamo, dobbiamo andare a dividere queste componenti. Allora, la cagliata lattica non è una cagliata che si taglia, come vedete fare in televisione col parmigiano o con queste cagliate qua. Non si taglia assolutamente. È una cagliata molto delicata e ha due modi. A questo punto quindi abbiamo la cagliata e qua incominciamo ad avere il primo bivio dove possiamo decidere come lavorarla. Allora, se vogliamo fare delle robiole, che sono queste, facciamo un'estrazione col mestolo. Quindi col mestolo vengono estratte delle porzioni di cagliata in una fuscella dove si lascia poi sgocciolare questa parte di siero che è la parte di scarto. Se invece vogliamo andare a fare le altre lavorazioni, quindi il caprino fresco o queste, la cagliata la estraiamo sulle tele, si dice, quindi sui tavoli spersoi che abbiamo delle grosse tele, quindi fate presente tele di lino, garza, cose del genere, su cui viene adagiata la cagliata e anche lì sgocciola. Voi considerate che la resa è circa del 20% di una cagliata lattica, quindi da 100 litri di latte, una volta sgocciolato, otteniamo circa 20 kg di formaggio, di cagliata. Di cagliata. Beh, ma la cagliata è praticamente già poi un formaggio, perché il primo prodotto, il più fresco in assoluto, è il cosiddetto caprino. Vediamoli uno per uno, perché parliamo di freschi, semistagionati e stagionati nel range sì. Di produzione. Allora, il più fresco in assoluto è il caprino, che tra l'altro, fate attenzione, perché si chiama caprino anche quello fatto con latte di vacca. Sì. Quindi una cosa che dovete assolutamente imparare a fare è leggere le etichette e gli ingredienti, perché l'unica differenza è lì, negli ingredienti se c'è scritto latte, allora il latte di vacca non viene specificato e inteso come latte, punto e basta. Tutti gli altri latti nelle etichette come ingrediente vanno specificati, quindi latte di capra, latte di asina, latte di bufala devono essere specificati. Quindi il più fresco in assoluto è questo, che è il caprino, che può avere diverse forme comunque. Può essere anche confezionato in questo modo qua, a forma di pasticcino, può essere lavorato con la sac à poche, fare degli spumini. Anche la robiola, che qua vediamo con un minimo di stagionatura, può essere commercializzata molto molto fresca, quindi dove non ha ancora avuto sviluppo di geotricuma e di crosta. Ma allora, qui viene confezionato, qui zero e un paio di giorni, però viene considerato come formaggio fresco per 20 giorni. Noi commercialmente, una volta che lo confezioniamo, per 20 giorni è venduto come formaggio fresco. Cosa succede? Allora, oltre i 20 giorni non vuol dire che scade, non è più buono. Ha semplicemente incomincia quella che è la fase di stagionatura, nel senso incomincia a svilupparsi il geotricum sulla crosta, sulla superficie, si svilupperebbe anche su questo tomino. Ma non credo che durerà 20 giorni. No, quello no, assolutamente. E qui andiamo sul discorso delle stagionature, per cui abbiamo visto cagliata lattica, estrazione col mestolo, estrazione in tela dove abbiamo il formaggio fresco, ma non solo il fresco, perché ad esempio questo qua e anche questo sono ottenuti da questa pasta lattica qua, che viene semplicemente rimessa una volta che si è ottenuto questa è una pasta. Ecco, questa è una pasta morbida, vedete? Questa pasta viene rimessa dentro le fuscelle, dentro le forme, lasciata una settimana circa ancora a sgocciolare e poi inizia il suo percorso di stagionatura. Qui abbiamo 15-20 giorni di stagionatura, qui parliamo di alcuni mesi di stagionatura, perché vedete che incomincia a formarsi un'unghia sotto la crosta di proteolizzazione. E questo fondamentalmente è la panoramica delle cagliate lattiche, che poi evolve in tutte quelle che sono le modifiche, allora affinature con le foglie di noce, abbiamo una robiola al miele, abbiamo le croste in cenere che non sono nient'altro che queste paste lattiche passate nel carbone vegetale, che ha una sua azione comunque, anche se è in sapore, sulla stagionatura del formaggio ha poi una sua azione. E parlavamo prima con lui l'affinatura con delle erbe, ad esempio adesso vorremmo provare a utilizzare poi l'ortica per affinarsi, abbiamo già creato, esatto, e in passato abbiamo fatto delle sperimentazioni con la canapa,
con le cime di canapa essiccate, quindi foglie e semi. Non abbiamo continuato perché avevano un effetto troppo forte sul formaggio, cioè le sostanze contenute effettivamente dentro le piante di canapa, se non consumati subito, davano dei gusti troppo forti al formaggio. Quindi, cioè, al di là del discorso estetico, tutte queste cose hanno anche una valenza. In periodo di vendemmia facciamo dei formaggi affinati sotto le vinacce, ovviamente sotto la vendemmia, perché adesso le vinacce non le abbiamo. Stiamo lavorando per fare delle affinature con le trebbie delle birre, con i malti che usano per le birre, quindi per andare a creare tutto quello che è un panorama, un'alternativa commerciale. Ci sono i lavori in corso, però due solo anche sulla produzione della carne, perché mi pare che sia una parte molto tipica e importante della lavorazione in cascina. Allora, sì, la carne ha due risvolti. Uno, allora, il siero che dicevamo prima è considerato un rifiuto, quindi bisogna smaltirlo. Allora, per smaltirlo ci sono due modi: o si prende un'azienda che lo smaltisce, ma costa, oppure ci si mette un'azienda interna, che sono i maiali, quindi i suini, che sono ghiottissimi di questo siero, anche le capre, però i maiali in particolare, per cui in cascina alleviamo dei maiali con lo scarto, col siero, lo scarto della lavorazione dei formaggi e con l'aggiunta di cereali, maiali allevati allo stato semi-brado, quindi con recinti all'aperto, possono razzolare nel fango nei boschi, da cui poi otteniamo carni e in parte minore lavorazioni come salumi, ma principalmente abbiamo la disponibilità di carni. E poi abbiamo la parte delle carni legate alla capra, quindi sia la capra a fine carriera che il capretto, il famoso capretto che è sempre oggetto di tante questioni, però purtroppo qualcosa dobbiamo farne. Il capretto, vabbè, ha la sua principale valorizzazione nel periodo pasquale, ma non solo. Noi abbiamo, per esempio, quest'anno erano troppo piccoli a Pasqua, non abbiamo venduto neanche un capretto a Pasqua, perché comunque, anche per sfatare tutte queste cose che si dicono, non si macella un capretto che è appena nato o troppo piccolo. Per cui li teniamo e li abbiamo disponibili tutto l'anno. L'anno scorso, nel periodo natalizio, abbiamo provato a fare i salumi con le carni di capra. Quindi, lavorando queste carni di capra, abbiamo fatto sia salame cotto che salame crudo. Sul salame cotto, in particolare, abbiamo avuto degli ottimi risultati. Il salame crudo è piaciuto, ma tende a venire un pochino più forte, però adesso quest'anno riproveremo poi nella stagione, così, diciamo, natalizia. Poi c'è sempre la capra a fine carriera, che anche lei ha un'ottima valorizzazione, con le cotture in umido, ovviamente sempre per gli amanti delle carni, è chiaro. Io direi che un piatto di capra e fagioli, come si fa a dolce acqua, nel periodo giusto, ci sta sempre bene. Mi piacerebbe sottolineare, prima di passare alla degustazione, gli ultimi due minuti, Claudio, che comunque ci sono anche produzioni di tome vaccine che sono ottime, ma vengono, diciamo, un po' oscurate stasera da quello che abbiamo sul tavolo. E stavo pensando, come tutti i colleghi cuochi, ho visto questa toma, ho visto i marroni sciroppati, ho visto le marmellate, ho detto che bisogna sederci e provarne uno per uno, fare n valutazioni su tutto. Questi formaggi, vi assicuro che avrà la fortuna tutti quanti di assaggiarli e di portarli a casa, proprio per il discorso che faceva Raffaele. Hanno effettivamente forma per forma, per piccola fresca che possa essere, una propria personalità, che comunque con l'aumentare della stagionatura cambia assolutamente di giorno in giorno, a seconda anche della tipologia di conservazione che si adotta. Sono da vivere, ecco. Io ne compro sempre un pochettino in più perché non sono da mangiare tutte subito, ma da vivere durante la loro evoluzione. E se accompagnate con questa gamma di prodotti, penso che possano dare molte soddisfazioni anche per chi si diletta di cucina, e aprono delle opportunità di degustazione, di creare dei gusti nuovi fantastici. Io ringrazio tutti i nostri due produttori che sono a vostra disposizione da questo momento in poi per gli acquisti, per quanto riguarda Raffaele, per delle altre, qualsiasi tipo di informazione per quanto riguarda i piccoli frutti. Vi ringrazio, gli chef hanno già sfornato il piatto. E l'ultima cosa prima, se no non si mangia. Silenzio.
No, allora, le cose da dire sarebbero state tantissime, il tempo purtroppo, cioè qui ci sono ore e ore, stare a parlare sui formaggi, sull'azienda. Noi, la nostra azienda è aperta alle visite, quindi quando volete venirci a trovare in azienda e passare una giornata in campagna con noi, potrete vedere e toccare con mano tutto quello che abbiamo raccontato e quello che non vi abbiamo raccontato. Questo assolutamente vale anche per i piccoli frutti della Val Sangone ed è un motivo assolutamente valido per lasciare un attimino la città e provare a spingerci. In mezz'ora si è in tutti e due i posti, forse diciamo 45 minuti. E comunque gustati sul posto saranno sicuramente ancora più buoni. Grazie a tutti e buon appetito.